The FBI, with the help of local police agencies, systematically said false accusations and fake news articles to the press, accusing me and other activists of crimes we did not commit. Although, in my case, the charges were eventually dropped or I was eventually acquitted, the national and local police agencies created the situation were based on their false accusations against me. Any police officer could shoot me on sight. It was not until the Freedom of Information Act was passed in the mid 70s that we began to see the scope of the United States government persecution of political activists. To make a long story short, I was captured in New Jersey in 1973. After being shot with both arms in the air. Avanzi, cosa rimane? Dopo le sbarre, i cancelli, e la degradazione, cosa rimane? Dopo chiusure ed aperture di chiavistelli, ed imprigionamenti, cosa rimane? Voglio dire, dopo che le catene si sono impigliate nel grigio della propria materia, Dopo che le sbarre si sono fissate nei cuori di uomini e donne, cosa rimane? Dopo le lacrime e le delusioni, dopo la segregazione solitaria, dopo i polsi tagliati e i pesanti nodi, cosa rimane? Voglio dire, come dopo i baci per delega e dopo i blues sul togliersi la merda di dosso, dopo che il truffatore è stato truffato, cosa rimane? Dopo i borghesi assassini e le squadre punitive e i gas lacrimogeni, dopo i tori e i recinti dei tori e la merda dei tori, cosa rimane? Come dopo che hai capito che a Dio non si può credere, dopo che hai capito che lo strizza cervelli è uno spacciatore, che la parola è una frusta e il distintivo è una pallottola, cosa rimane? Dopo che hai capito che i morti stanno ancora camminando, dopo che ti sei reso conto che il silenzio parla, che dentro e fuori non sono che un'illusione, cosa rimane? Voglio dire, come dov'è il sole, dove sono le sue braccia e dove sono i suoi baci? Ci sono impronte di labbra sul mio cuscino, che io cerco. Cosa rimane? Voglio dire, come nulla è immobile e nulla... È astratto. L'ala di una farfalla non può prendere il volo. Il piede sulla mia schiena è parte di un corpo. Il canto che io canto è parte di un eco. Cosa rimane? Voglio dire, come l'amore è specifico. La mia mente è un mitragliatore. Il mio cuore è una sega. Posso realizzare la mia libertà? Sì. Cosa rimane? Sono sopra e sotto un basso portico sono un amante della terra che da molto tempo amo i, i perdenti e il ridere amo la libertà e i bambini l'amore è la mia spada e la verità la bussola cosa rimane gli anni del vietnam tutti gli anni seguenti al liceo trascorsero monotamente dal momento che passavo i fine settimana con mia madre, ci fu tra noi un riavvicinamento. A 17 anni, comunque, dec decisi di lasciare la scuola, trovarmi un lavoro e vivere da sola. L'impatto con il mondo del lavoro fu un duro risveglio. Non sapevo nemmeno che cosa significassero la maggior parte degli annunci con le offerte di lavoro. Auditore, copista, revisore, contabile, operatore di perforatrici a scheda, erano tutte parole straniere per me. Ogni giorno battevo le strade con i miei migliori abiti da ufficio e con un paio di scarpe da tortura, coi tacchi alti. Ogni nuovo giorno tornavo a casa più frustrata del giorno precedente. Non sapevo nulla, non avevo esperienza e per giunta ero nera. Alla fine pagai a un'agenzia di collocamento il salario di uno o due settimane per il privilegio di trovarmi uno di quei lavori grigi noiosi da 95 dollari la settimana. Ero una tra i tanti schiavi che pagano un quinto del proprio salario in tasse, qualcosa di più per la previdenza sociale, altri 5 dollari al mese per i contributi sindacali e il resto non bastava nemmeno per morirci. Sembrava che tutto il mondo fosse pieno di cose che non potevo permettermi. Dopo aver pagato l'affitto della mia stanza ammobiliata, spesso i soldi per l'autobus, comprato da mangiare, mi restava appena per concedermi una boccata d'aria. La mia unica salvezza era che non avevo molto tempo per andarmene in giro. Frequentavo la scuola serale così uscivo dal mio noioso lavoro e andavo ad una noiosa scuola serale per analizzare frasi, memorizzare spazzatura e prepararmi per un diploma liceale che non aveva alcun significato nel mercato del lavoro. La mia vita trascorreva fra carte insignificanti che non avevano niente a che vedere con la mia vita. Non stavo facendo nulla di positivo, non stavo facendo niente, non stavo credendo niente o contribuendo a niente. Dopo un po' mi venne voglia di dir loro di prendersi le loro scartoffie, il loro lavoro e di ficcarselo sapevo io dove. All'inizio non era stato così. Dopo aver cercato un lavoro per settimane ero grata di averne trovato uno. Non badavo alla paga bassa, alle condizioni indecenti di lavoro, alla mancanza di assistenza medica, alle ferie di una sola settimana, ero solo felice di lavorare. Mi identificavo con il lavoro, e parlavo della nostra ditta e raccontavo cosa noi producessimo. Non guadagnavo nemmeno abbastanza da pagarmi il pranzo e parlavo come se fossi io la proprietaria. Mi ricordo che per un periodo lavorai in un posto dove si costruivano roulotte. Io ero in mezzo alle carte in ufficio. Dissi a un'amica di mia zia che doveva comprarne una di quelle roulotte, se mai avesse deciso di comprarne una. Mi guardò come se fossi pazza. Perché? mi chiese. Mi farebbero lo sconto? Mi sentì come una stupida. Il fatto mi colpì non avrebbero fatto lo sconto neanche a me, che pure lavoravo là dentro. Quanto più lavoravo in posti del genere, tanto più diminuiva la mia pazienza. Il più delle volte non ce la facevo ad ascoltare tutte le scemmenze che si raccontavano in ufficio. Mi sentivo male ad ascoltare i pettegolezzi sui capi, su questo, su quello, su chi andava con chi. Dopo un po' finivo con lo starmene per i fatti miei e, quando non ero occupata, aprivo un libro e leggevo. Tutto ciò risale alla metà degli anni Sessanta e i giornali erano pieni di notizie su manifestazioni e rivolte. All'epoca non sapevo cosa pensare di quelle rivolte. L'unica cosa che ricordo di avere pensato era che desideravo che vincessero i dimostranti. Nell'ufficio c'era un gruppo di segretarie che lavorava per il presidente o il vicepresidente. Guardavano dall'alto in basso quelle di noi che lavoravano nell'ufficio generale e ci trattavano come se fossimo delle nullità. Un giorno era al bagno ed entrò una segretaria. Si stava spruzzando della lacca su una gonfia conciattura banana, così dura da sembrare cotta. Incominciò a parlare del più e del meno, mi sorprese perché non mi aveva mai rivolto la parola in precedenza. Poi si mise a parlare delle rivolte, che era una vergogna, che quella gente era stupida e ottusa a ribellarsi, visto che non facevano altro che distruggere i loro stessi quartieri e bruciavano le loro stesse case. Io non dissi niente, insistette. Ho detto che è una vergogna. Non è forse vero? Non sapevo cosa dire. Era vero che gente nera stava distruggendo quartieri neri, ma non sapevo come affrontare la questione. Continuava a insistere. Alla fine dissi di sì e me ne andai. Mi facevo schifo. Non era stata mia intenzione darle ragione, ma non avevo saputo che altro dire. Passai quasi tutta la notte a pensarci fino a quando sentì di avere la risposta. Un paio di giorni dopo si ritornò sull'argomento. Questa volta tutto il branco delle segretarie dell'ufficio di fronte, amiche del direttore, erano nell'ufficio generale. Prima che avessero la possibilità di dire una sola parola sulle rivolte, dissi ciò che pensavo. Che cosa vuol dire che bruciano le proprie case? Loro non sono i proprietari delle case, né sono i proprietari di quei negozi. Sono felice che abbiano bruciato quei negozi perché quelli a loro volta stavano derubando loro, innanzitutto. Rimasero a bocca aperta. A partire da quel momento, la direttrice generale ce la mise tutta per darmi il tormento. I bianchi, dei tipi più diversi, incominciarono a chiedere la mia opinione sulle rivolte. Io non li lasciavo certo delusi. Sapevo che ormai il mio licenziamento era vicino. L'unico motivo per cui non me ne andavo era che non sapevo dove andare e non avevo nient'altro in vista. Quando finalmente mi licenziarono fu per me un sollievo. La mia amica Bonnie ed io leggevamo molti romanzi e poesie e per questo pensavamo di essere delle intellettuali. Nessuna delle due aveva finito il liceo, ma andavamo spesso a Broadway nella zona nota come East End, vestite con quelli che a noi sembravano abiti eleganti da studenti. Era uno di quei posti universitari con i sandwich di carne di manza affumicata e boccali di birra scura. Ce ne stavamo lì, sedute, cercando di darci un atteggiamento impegnato. Finché qualcuno si sedeva accanto a noi e ci parlava, dopo un po' faceva amicizia con alcuni studenti africani che studiavano alla Columbia University. Mi piaceva ascoltare gli africani, erano intensi, seri ed avevano una grandissima dignità. Mi fecero conoscere le usanze africane, passando ora a spiegarmi i vari aspetti della loro cultura. Bonni chiedeva a proposito delle loro cerimonie nuziali perché moriva dalla voglia di sposarsi. Io mi informavo sul cibo perché mi piaceva da matti: pollo al curry, stufata alle noci tritate, pollo in salsa di arachidi, pane di mais che si cuoce sulla stufa. Se. Ne rompeva un pezzetto e se ne faceva una pallottolina, si schiacciava il pollice nel mezzo, facendo una specie di cucchiaio che poi si riempiva di salsa e si mangiava. E ciò mi faceva pensare al male che ci hanno fatto veramente. Sappiamo tutti degli spaghetti, delle omelette, delle Crepe Siusette, ma non sappiamo nulla del nostro proprio cibo. Da piccola, se mi avessero chiesto cosa mangiano gli africani, avrei risposto la gente! Un bel giorno venne fuori la questione del Vietnam. Era verso il 1964 e il movimento contro la guerra non era ancora esploso in piena forza. Qualcuno mi chiese cosa ne pensassi, non ne avevo la minima idea. All'epoca l'unica cosa che leggevo nei giornali erano i titoli, la cronaca nera, i fumetti e l'oroscopo. Risposi, tutto bene, mi pare. Si fece improvvisamente un silenzio completo. Ti dispiacerebbe spiegare, sorella, cosa intendi per tutto bene mi pare? La voce del fratello era sarcastica. Dissi qualcosa del genere. Eh, sai, la, la guerra che stiamo combattendo laggiù, sai, è per la democrazia. Fu evidente dalle espressioni intorno a me che avevo detto la cosa sbagliata. Il fratello con cui ero venuta sembrava come volesse sprofondare sottoterra. Chi è che sta combattendo per la democrazia? chiese qualcuno. Noi, gli Stati Uniti. E poi, come riflessioni, aggiunsi: Sapete, stanno combattendo il comunismo? Combattono per la democrazia. Il fratello si teneva la testa tra le mani come se gli facesse male. Sapevo di aver detto qualcosa di sbagliato, ma non riuscivo a immaginarmi cosa, pensando di non essere riuscito a spiegarmi bene. Continuai a ripetere tutto ciò che avevo sentito alla televisione, balbettando, e questo peggiorò le cose. Quando ebbe finito, il fratello mi chiese se sapessi qualcosa della storia del Vietnam. Non ne sapevo niente, me ne parlò lui, mi spiegò della colonizzazione francese, lo sfruttamento, i maltrattamenti, la fame, l'analfabetismo. La lunga lotta intrapresa e vinta nel nord e il coinvolgimento degli USA nell'installazione di un governo fantoccio, dopo che i francesi erano stati cacciati a pedate nel culo. Il fratello citava nomi, posti e fatti, come se fosse anche lui del Vietnam o qualcosa del genere. Io me ne stavo seduta con la bocca aperta, conosceva tutta quella roba e non era nemmeno uno studente di storia. Non potevo credere che questo africano che non viveva nemmeno negli USA o in Asia ne potesse sapere più di me che avevo amici e vicini andati a combattere laggiù. Poi definì il ruolo del governo USA dicendo che stava combattendo per denaro, per difendere gli interessi delle multinazionali USA e per installare delle basi militari. Non sapevo se credergli oppure no. Non avevo mai sentito cose di quel genere. E la democrazia? gli chiesi. Non credi nella democrazia? si sì, disse. Ma il governo che gli USA appoggiavano non era una democrazia, bensì una dittatura sanguinaria. Mi rovesciò addosso una valanga di nomi e date, e non avevo alcun modo di rispondergli. Stava lì e parlava del governo USA come qualcuno avrebbe potuto parlare di un criminale. Non riuscivo più a connettere la mia testa scoppiava. Ciò nonostante, continuava a ripetere la prima cosa che mi veniva in mente, che gli USA stavano combattendo i comunisti perché questi si volevano prendere tutto. Quando qualcuno mi chiese cosa fosse il comunismo, apri la bocca per rispondere. Poi mi resi conto che non ne avevo la minima idea. La mia immagine di un comunista veniva da un cartone animato. Era una spia con un impermeabile nero e un cappello nero calato sul volto che si muoveva furtivamente agli angoli delle strade. A scuola ci avevano insegnato che i comunisti lavoravano nelle miniere di sale, che non erano liberi, che indossavano tutti gli stessi vestiti e che nessuno era proprietario di niente. Gli africani si sbellicarono dalle risate. Mi sentivo come un pagliaccio in buona fede. Uno di loro mi spiegò che il comunismo era un sistema politico-economico, ma io non ascoltavo, stavo scavando dentro di me, avevo condannato e attaccato qualcosa che non capivo nemmeno. Sapevo di non sapere che diavolo fosse il comunismo, eppure ce l'aveva morte con lui, proprio come quando sei piccolo e ti fanno credere nell'uomo nero. Non sai chi diavolo sia quest'uomo nero, ma lo odi e ne hai paura. Non dimenticherò mai quel giorno. Ci insegnano fin da molto piccoli ad essere contro i comunisti. Eppure, la maggior parte di noi non ha la minima idea di che cosa il comunismo sia. Solo un pazzo lascia che sia qualcun altro a dirgli chi siano i suoi nemici. Cominciarono a tornarmi alla mente tutte le scemenze che mi avevano raccontato quando ero piccola. Non ti fidare della gente delle Antille perché colpiscono alle spalle. Non ti fidare degli africani perché pensano di essere migliori di noi. Non andare in giro con i portoricani perché stanno sempre insieme e fanno gruppo contro di te. Con l'esperienza avevo imparato che erano tutte menzogne raccontate da gente stupida, ma non avrei mai pensato che mi potessero convincere così facilmente ad essere contro qualcosa che non capivo. Dovrebbe essere uno dei principi base della vita decidi sempre da sola chi sono i tuoi nemici e non lasciare che i tuoi nemici scelgano i tuoi nemici al posto tuo. Da quel giorno cominciai a leggere riguardo a quanto stava accadendo in Vietnam. Ciò che gli africani mi avevano detto era vero. C'erano anche degli articoli sull'esercito USA in Vietnam, sul loro coinvolgimento nelle torture e nel costringere le donne viet vietnamite a vendere i propri corpi solo per sopravvivere. Ero così confusa. Non avevo, non avevo alcun senso per me. Il nostro governo non potrebbe mai fare simili malvagità, disse a Bonnie. Ci dovevano essere delle altre informazioni. In primo luogo, non riuscivo neppure a capire cosa noi stessimo facendo laggiù. Una specie di trattato, dicevano, ma non aveva alcun senso. A un certo punto fui così disgustata che dissi che non avrei mai più letto i giornali. Beata ignoranza, disse Bonnie. che sia stramaledetta, risposi io. Dannazione. Ero certa di non voler tornare a essere ignorante come lo ero stata prima. Se non sai cosa sta accadendo nel mondo, è certo che ti trovi in una situazione di svantaggio. Decisi, quindi, che avrei continuato a informarmi su quanto stava accadendo, ma ancora non riuscivo a credere che gli USA stessero facendo tutto il male che leggevo sui giornali. Che vuol dire che non ci credi? mi chiese Bonnie. Guarda semplicemente quello che stanno facendo a te. La differenza tra gli africani e gli altri amici con cui andavo in giro in quell'estate era sbalorditiva. Mi ricordo un giorno alla spiaggia, tutti su di giri, tempo di festa, un ombrellone coloratissimo si erge. Provocatoriamente contro il vento, coperte e tovaglie da spiaggia danno i loro buffi colori alla spiaggia, insieme a lattine di bibite, bottiglie di Baccardi e Johnny Walker. Black Label, dei giovanotti neri ben piazzati, coi capelli da marinaio rovesciati e magliette universitarie con le maniche tagliate, trasportano su e giù grosse casse di ghiaccio e altra roba. È stato improvvisato un impianto di amplificazione all'aperto e in sottofondo risuonano Marta e i Vandellas. Io insisto a leggere James Baldwin anche se il vento fa girare le pagine. Voci angosciate urlano e gemono da quelle pagine. Ghetti stipati all'inverosimile minacciano di esplodere. Povertà, fuoco e zolfo ribollono in una miscela mortale. Ma quella gente bella non mi lascia leggere in pace. La mia amica sta cercando di sistemarmi con Mr. Meraviglia, che si rivela invece un egomaniaco agghindato in costume da bagno con le iniziali ricamate, un accappatoio di spugna che si intona e un asciugamano, anch'esso con le iniziali. Mr. Meraviglia accetta di farmi grazia della sua presenza. Il suo aspetto e il comportamento mi dicono che devo essergli grata perché lui rappresenta proprio ciò che ci vuole. Guida una MG decapottabile, la sua tana è un Esplanade Gardens e si trastulla come vice-direttore di una qualche banca in città. È in, in tutto, dall'impianto wifi alla tv a colori, fino al suo disordinato nido da scapolo di cui mi parla lascivamente. Beve cognac Remi Martin e Harvey Bristol Cream, usa un'acqua di colonia che non so nemmeno pro pronunciare io. Aspetto con impazienza che mi dica anche la sua marca di dentifricio. Continua a menarla con i suoi gingilli e i suoi status symbols. Ma guarda questo fottuto figlio di cane con le iniziali richiamate, penso tra me e me. È compiaciuto e subdolo, la versione nera di Lo scapolo lo sa meglio o qualcosa del genere. Voglio tornare a James Baldwin, ma sono circondata da un gruppo di persone che parlano a voce alta, che si presentano e pensano come Mister me La Meraviglia: parlano di Carman Ghia, di Porsche, di Corvette e altre automobili che sono giudicate in la conversazione scivola sulla questione degli appartamenti e dei complessi residenziali costosi. Un giovane, dopo aver ripetuto più volte di essere un commercialista, ci informa sui vantaggi a comprare delle proprietà a Long Island. Un agente di assicurazione dice di vendere polizze d'assicurazione per la stessa Long Island e da una cassettina color argento che per caso si trova a portata di mano nella borsa da spiaggia, tira fuori i suoi biglietti da visita. Un insegnante con i capelli rossi che ha messo gli occhi sul commercialista dichiara di aver sempre desiderato una casa a Long Island con una grande cucina. Esaurite le chiacchiere, chiacchiere sull'Island, la conversazione si sposta sui luoghi in cui andare. I locali francesi e messicani sono decisamente in mentre un ristorante che prepara ben 50 tipi diversi di crepe, la vince a man bassa sugli altri. Uno dei presenti che non è altro che uno squallido ruffiano, dice di avere trasferito la propria attività al bar e al ristorante Red Rooster. Qualcuno ridendo gli chiede se non ha paura di girare per Harlem con tutti quei negri. Ognuno ha il suo ristorante favorito in cima a qualche edificio in città. Non parlano del cibo, ma solo dello scenario. Il Mister Meraviglia dice di avere una chiave del, di, del Playboy Club dove spesso va a mangiare. Sorrido forzatamente, sentendomi fuori posto. Tutte queste chiacchiere mi stanno dando il mal di testa. Alcuni studenti di un circolo universitario mi invitano a ballare. Uno mi dice che sembro una ragazza delta. Com'è una ragazza delta? Chiedo. Proprio come te, in costume da bagno. Mister Meraviglia li guarda con rabbia. Colgo briciole di conversazioni qui e là, chiacchiere su finanziamenti, programmi assistenziali. E linee di politica democratica, discorsi sul campionato e la stagione di football, su bergdorf godman Bloomingale e Sachs, sulla Quinta Avenue, su barche e motoscafi che nessuno possiede ma tutti vorrebbero avere. Il scorre come acqua e i motoscafi si trasformano in yacht, ognuno sembra andare pazzo per le isole. Giamaica, Bermuda, Nassau, sono tutti così, chic. Sono così stanca di ascoltarli che vorrei mandarli da qualche parte usando i piedi, i miei. È una vergogna. Operatori sociali che parlano dei propri assistiti come fossero cani, insegnanti cui non piace insegnare un ufficiale giudiziario incaricato di sorvegliare le persone in libertà vigilata che si lamenta di quanto sia pericoloso il proprio lavoro un branco di adoratori del denaro che si danno delle arie di gli uni con gli altri qualcuno mi chiede se le mie cose sono a posto quali cose voglio sapere faccio due passi fino alla casa per allontanarmi da tutti costoro in bagno ci sono delle donne occupate a farsi una canna e ad asciugarsi i capelli Cerco dell'aspirina nella mia borsa. Dove hai comprato il tuo vestito? mi chiede una di loro. Non vorrei dire da claim, ma lo dico lo stesso. Qualche volta hanno delle cose carine, dice senza convinzione, congedandomi come una cliente del reparto Occasioni. Mentre me ne vado, a di tornano a parlare di conoscenti e di capelli. Si stanno mettendo il trucco in modo da sembrare delle barbi nere sulla spiaggia. Esco e mi sento come se fossi di un altro pianeta e mi sento sola e seria. Mi è accaduto qualcosa, un cambiamento che ha impiegato del tempo ad emergere. Voglio essere reale. Possibile che lì io sia l'unica donna nera che se la passa male, che vive la giornata e che riesce a malapena a farcela? Le lotte che ho dovuto fare e quelle che ho visto sono state troppo dure. Per poterle dimenticare e non ci voglio nemmeno provare voglio aiutare a liberare il ghetto non scappare lasciarmi dietro il mio popolo non voglio atteggiarmi e pavoneggiarmi di fronte a nessuno voglio qualcuno con cui avere un rapporto e parlare di cose serie questa festa è una causa persa prendo il mio asciugamano e il libro e mi allontano lentamente lungo la spiaggia Guardando verso l'oceano mi chiedo quanti della nostra gente vi siano sepolti schiavi di un'altra era. Non sono del tutto sicura di cosa sia la libertà, ma sono maledettamente certa di cosa non sia. Come abbiamo fatto a diventare così stupidi, mi chiedo. Mi immergo nuovamente in James Baldwin, che importa se Sag Arbor sprofonda nell'oblio. James Baldwin ed io stiamo comunicando. La sua narrativa è più vera di questa realtà. La mia pazienza era a zero, non volevo aspettare che accadesse qualcosa. Ero viva e volevo vivere ora. Avevo fame, morivo di fame di vita, ma contemporaneamente ogni giorno che passava diventavo sempre più cinica. Volevo andare ovunque, fare ogni cosa ed essere ogni cosa allo stesso tempo. Volevo scoprire tutto. Sapere cosa provavano tutti, molti idee conflittuali zizzagavano tutte insieme nella mia testa. Un giorno ero felice per il solo fatto di essere viva e giovane, di potermi muovere. Il giorno dopo mi sentivo come se fosse la fine del mondo. Tutto nella mia vita era frastagliato, sconvolto dai confini incerti. Niente accadeva tranquillamente, niente era come pensavo che sarebbe stato quando ero piccola. I miei amici morivano di overdose, oppure andavano sotto le armi. Le mie amiche avevano dei bambini e sembravano e parlavano come delle vecchie, mentre i simpatici vecchietti che vedevo nel parco non ne erano più tali, ma li pensavo intenti a masturbarsi sotto il giornale. A un certo punto non credevo più a niente. Mi sembrava che ognuno fosse chiuso in un sacchetto, quello della droga, quello di carta marrone del whisky, quello per le elemosine, per l'amore per il sesso, per il fai-da-te che nessuno di questi sacchetti servisse a niente di buono. Anch'io cercavo il mio sacchetto, ma le alternative erano scarse. Ciò nonostante, continuavo a cercare, a correre, a muovermi e a girare fino a quando ero stremata. Un giorno potevo essere in città, a zonzo con i miei amici hippie o blippi. La sera dopo potevo starmene in periferia nel mondo del malaffare. Ma niente mi sembrava reale, sapete? Gli stessi tizi che parlavano da furbi e sniffavano coca per 50 dollari al giorno, il giorno dopo scroccavano e imploravano un prestito. Anche i truffatori più svegli non sembravano altro che parassiti e prede potenziali per la mafia. I miei amici in città non erano molto meglio. Nel migliore dei casi erano artisti professionisti della fuga, la fuga dai problemi della comunità nera o da quelli della comunità bianca. Alcuni di loro cercavano la fuga nella droga, viaggiavano in mondi che non esistevano, in una specie di odissea nello spazio interno, ma nelle loro case le droghe in genere non erano completamente autodistruttive, anche se ne conosco almeno uno che sfrecciò morto fuori da quel mondo e non ci tornò più. Tramite i miei amici hippie, Blippi imparai a conoscere un mucchio di cose. Incontrai poeti come Allen Ginsberg, Sylvia Platt, Ferlinghetti, romanzieri di ogni genere, musica, cibo, eccetera. Non avevo alcun rapporto con le cose che scoprivo, ma i miei orizzonti si allargavano. La mia crescente impazienza nei confronti dei negri della piccola borghesia rampante giunse all'apice quando cominciai a lavorare per un'agenzia di collocamento nera. Evelyn mi aveva trovato lì un lavoro come dattilografa. L'agenzia era nel Rockefeller Hall Center, nello stesso edificio della Johnson Publication, la casa editrice della rivista Hey Bonnie e Jet. Ero maledetta mente contenta di aver trovato quel lavoro perché ero stanca di lavorare per i bianchi. La gente in ufficio era simpatica e l'atmosfera completamente priva di tensione. Il capo era passabile e io avevo un rapporto abbastanza buono con lui e con la sua segretaria alle cui dipendenze lavoravo. All'inizio ero eccitata, felice di avere intorno tanta gente nera che sembrava passarsela bene. Tutti... Ce la, ce, la, ce la stavano facendo a salire la scala del successo. Uomini e donne neri, con una lunga lista di lauree e con valigette 24 ore entravano e uscivano dall'ufficio. Erano eleganti, vestiti a puntino e parlavano di programmi di addestramento per giovani managers, programmi per i poveri, eccetera. Alcuni di loro. Parlavano di determinate aziende come se entro cinque anni vi sarebbero diventati presidenti del consiglio di amministrazione. Ogni tanto andavo a pranzo con un giovane che lavorava alla Johnson Publication, ma finivamo sempre con litigare, in particolare riguardo alla rivista Ebony. Il più delle volte nella sezione moda avevano quegli abiti da sera sofisticati che costavano migliaia di dollari. Quando gli chiesi. Quale nero pensava che si sarebbe potuto permettere di comprarli e se li avrebbe indossati per andare al bar dell'angolo si sentì offeso. Era uno di quei neri che pensavano che sei libero se puoi entrare in un negozio e comprarti degli oggetti costosi. Gli dissi che l'unica donna nera che si poteva permettere quei vestiti era la moglie dello stesso Johnson e lui si sentì ancora più offeso. Mi disse che le cose stavano cambiando che erano molto migliorate. Mi chiese allora: visto che le cose erano tanto migliorate, come mai ogni volta che una persona nera trovava un buon lavoro diventava un dirigente o cose del genere, il fatto facesse notizia tanto da essere pubblicato sia su Ebony, la nostra amicizia finì bruscamente quando mi accusò di voler sempre sminuire i neri e farli apparire come delle nullità. Chiusi la questione, stramale dicendolo e lì finì. I neri di questo genere andavano in giro comportandosi come se i pregiudizi razziali non esistessero, come se tutto ciò che restava da fare fosse studiare e così si potesse diventare presidenti del mondo. All'agenzia stavamo lavorando con impegno per organizzare una conferenza sull'uguaglianza di opportunità. L'idea era di far partecipare i giovani laureati neri di tutto il paese. Ad interviste con i rappresentanti delle principali multinazionali americane erano state coinvolte tutte le maggiori compagnie e i laureati pagavano una tassa di iscrizione abbastanza sostanziosa più le spese di trasporto e albergo per partecipare alla conferenza. Funzionava in questo modo: ogni laureato scriveva il proprio curriculum e gli incaricati dei vari uffici del personale per ciascuna società avrebbero deciso quale candidato incontrare. La cosa era stata organizzata alla grande in uno dei principali alberghi di New York, con il piano d'attico e alcuni dei piani inferiori presi in affitto per la conferenza. Io sapevo solo che centinaia di questi giovani neri qualificati sarebbero riusciti in tal modo a trovare un lavoro ed ero quindi orgogliosa di aver partecipato alla realizzazione della conferenza. Il tutto durò un paio di giorni e quando fu terminato io ero pronta ad andarmi, andarmi a sfogare con un bel pianto da qualche parte alcuni di questi laureati neri avevano speso centinaia di dollari per venire alla conferenza e non avevano potuto fare nemmeno un colloquio gli unici laureati che le società avevano voluto vedere erano stati quelli provenienti da matematica scienze ingegneria ed economia Alcune società avevano voluto fare le interviste solo con laureati in rami estremamente specialistici, come ingegneria petrochimica o geologica, visto che la maggior parte si era laureata in materie come letteratura, storia, sociologia, eccetera, questi erano stati tagliati fuori sin dall'inizio. Ero a pezzi. Dopo la conferenza, uscii con uno dei managers neri che avevo conosciuto all'agenzia. Non capisco. Gli dissi più volte perché quelle compagnie hanno pagato tutti quei soldi per partecipare alla conferenza. Se non sono veramente interessate ad assumere qualcuno, non ha senso. Se ci pensi bene, ne hai molto. Come non capisco, ascolta, continuò: il governo dice che per conservare i contratti, le compagnie devono almeno fare lo sforzo di cercare personale nero specializzato. La legge non dice che devono assumere qualcuno, ma solo che devono provarci. Ero furibonda. Avevano usato una povera sciocca come me, proprio come usano gli spacciatori di droga per cospirare contro la propria gente. Ero stata parte del complotto e non me ne ero resa conto. C'erano alcuni neri che avevano trovato lavoro, ma era solo un fatto d'immagine per far sembrare sulla carta che le cose avevano funzionato bene». Il mio amico ed io ci ubriacammo come idioti e cantammo vecchi successi degli Sheryls lungo la Lexington Avenue, mentre lui mi raccontava quanto bastardi fossero i capi dei processi e degli imbrogli nella macchina del Partito Democratico, e mi diceva che si sarebbe cercato un altro lavoro come ballerino gigolò nei docali per donne.